Masterpiece. Salve a tutti ragazzi e bentornati nel canale dei Masterpiece. Io sono Crusoe e quest'oggi con questa atmosfera tutta natalizia, un po' anche sbarazzina, andiamo a giocare un po' a Call of Duty, che è un pezzo che non lo prendo. Mi raccomando ragazzi, lasciate un like, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Lo dico prima, in modo che chi ben parla ben comincia a vedere dell'opera. Andiamo a vedere cosa concerne questo nuovo aggiornamento, perché ho visto che l'hanno fatto e ci sono delle nuove armi, tipo sta robetta qua, il Gher 43, lo Sten, la mitragliatrice GPMG, che proprio non mi frega un cazzo di niente, e basta. E un paio di costumini nuovi, che a me usciranno sicuro, perché a me invece di uscirmi le cose utili, le armi, mi escono i costumini. Tra l'altro vi faccio notare questo alberello di Natale. Oh oh oh, questo che apre un pacchetto qua. Ah, vedi che ti hanno le cose inverno qua, fammi vedere, vedi? Costumino epico. E ci sono anche degli ordini nuovi che sono molto fighi, oltre a dei contratti molto facili da fare, secondo me. Tu dici, magari per qualcuno decente. Che sono questi tutti invernali, con questo nuovo furiere che è un po' un Chuck Norris fallito, però. 55 uccisioni in deathmatch a squadra, lo compro subito, 150 crediti, è una promozione da paura. Roba di, roba di cose fighe. E troviamo una partita a team deathmatch. Devi stare calmo, dopo dai, su, stare anche zitto. A parte che c'ho un pacchetto da aprire, prima che parte il deathmatch lo vorrei aprire. Tanto so già che cosa mi esce, no? Il costumino, quell'eroico dell'esistenza. Ecco, infatti. C'è un coso inverno, però. Lo Sten! Lancio sfortunato è proprio l'ideale per questo. E parte la partita. Andiamo a usare il nostro fidato STG. E vi faccio notare anche questa mappa. Blue Yeti ha preso vita. Questa nuova mappa Carentan Winter, che è quella invernale. E c'è anche un porco. Tra l'altro, oh, ma non mi avevi detto che stavi... Ok, abbiamo già sbagliato a prendere classe e la cosa va già bene. C'è uno lì che muore un po' in ritardo. Ecco che cominciamo a completare il contratto. E quello l'ha fatto una doppia pazzesca. Non so, lui camminava e sparava sulla fiducia, quel bastardaccio. Allora, io prima devo capire in che gioco sto. Ultimamente sto giocando un po' a di tutto, che le promozioni di Natale mi hanno massacrato. Quello sul tetto, che va a fare il soldato sul tetto che scotta. Dai. Tanto c'è la scusa del faretto se faccio schifo. Vero? È vero? Allora, non riesco neanche a scavalcare un muretto. Dimmi, un soldato tutto attrezzato non scavalca un muretto. Hai visto che ha fatto il salto? Ha fatto i believe I can fly. Come... è morto nel frattempo. Non so neanche come l'ho ucciso, però lui è morto. E io sono vivo. Questo è quello che conta. Questa mappa di manco... arriva. Salvatemi. Dai, pure dietro. Devo capire come funziona sta mappa. Io voglio la mitraglietta quella, lo Sten. Più che altro perché il 43 non so come spara. Cosa fai? Cosa fai? Che ti accucci? Quello nella trincea. Vabbè, l'ho colpito 44 volte. C'è uno che c'è il clan Ikea, ma... dimmi tu se è una cosa normale. Gente che muore, quello è uno. Oddio. Ho visto un'ombra. Vedo le ombre. Ma è sopra. Quello non è sopra, è di là. Esci da qua, esci da qua. Dai, quante volte l'ho colpito, quella. Ma non è possibile. Ma l'ho colpito 10 volte. È puttana Eva, io capisco, uno è scarso. Quello che vuoi, guarda questo. Ma te ne vai nel culo, ti sparo, puttana Eva. Mi uccidi gli amici davanti. Chi spari tu? Chi spari, per esempio? C'è questo qua dietro. Ma sei scemo? Madonna, quello vola! Ma tutta gente che vola sto beccando. E che volano? Non iniziate a volare, quello perché quando salti ti ammazzano. Voli. Allora, tu che ti sei piazzato qua col bipode. Ma quanto farai? Medico, sì, medico. Fammi saltare qua un attimo. Fammi capire come funziona sta mappa. Questi sparano come i pazzi. C'è uno là sopra. Ah, oddio. La pistola mitragliatrice Andrea Testa 04. Prendevi pure il codice fiscale, la data di nascita, eri a posto. Non ci pensavi più. Ma fammi, io non capisco come è strutturata questa mappa.
Aspetta, c'è uno qua e questo è poco ma sicuro è morto. C'è gente che spara, io mi levo proprio dalle... vabbè, non li vedo. Male, stiamo a giocare male. Situazione c'è. Qui. Picchia, gli ho fatto la sagoma, gli fai sempre dietro. Sempre dietro, guarda, manco se fossi cicciolina, guarda. Sempre dietro. Always behind. Hai presente quella situazione in cui tu te ne trovi 400 vicino, non sai a chi spara prima e muori? No. È appena successo. Quello muore, vabbè, ma sempre un altro ci sta. Una morta, un'uccisione. Uno là, l'ho visto. Madonna in testa. Era uno shottissimo perché un colpo l'ho massacrato. Mino sbloccato. Ok, no, tanto il mirino a me piace tantissimo questo. Quando... c'è uno là. Morto. Ce n'è un altro qua dentro. C'è un altro qua dentro. L'ho sentito entrare. Ce l'ho visto entrare. Vedo sopra? E... se mi uccideva questo, facevo là tutto, eh. Tutto. Affanculo. Maremma impestata ladra. Gran kill questa, eh. Gran kill. Non voglio sapere niente. Questa è una gran kill. Abbiamo perso. Entro qui. Se trovo uno stand per terra lo prendo, eh. C'è uno là che mi spara tantissimo. Vabbè, meglio che me ne vado io che mi sto morendo. Mi rimetto qua, guarda. Ah! No! No, e dai! Ah, da dietro. Bastardi. Dai, che devo recuperare un po' di kill. Un po' di kills. Bella sta mappa comunque, appena ti ci abitui un po' ha un senso, eh. Sembra che non ce l'ha, ma invece ce l'ha. E abbiamo sconfitto. Siamo stati sconfitti. 71-75, appicciatissimo. Ciogol ha fatto primo di la Sorciogol intanto, con un 17-13, figurati. Che gran livello di partita proprio. C'è chi a fare a pretanne, praticamente. C'è il clan Ikea, Micio 44, Sorciogol, proprio Tom e Jerry, hanno fatto primi e secondi. Spedizioni li ho fatti salire un po' e la cosa non mi dispiace, eh. Ecco qua, allora, ecco, questo è un po' il DLC che hanno fatto adesso per l'evento di Natale. Chiaramente è gratuito, ve lo fa scaricare appena mettete il gioco, non c'è bisogno di pagare nulla, ci mancherebbe. Hanno aggiunto 5 armi e qualche costumino, fatemi sapere cosa ne pensate, mettete like ed iscrivetevi al canale come vi ho detto prima. E ci vediamo ad un prossimo video con Call of Duty World War 2. Bene, oh! Se pensa a quello che dico, perdonami. Scrivo più chiaro possibile, se non capisci riassumo. Bravo, una mira infallibile, ma non colpisci nessuno.